Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Io sono Kimpin Zero, voi siete su Graphics Gaming. Scusate la lunghissima attesa e la mancanza di video, ma comunque sia, siamo stati un po' incasinati ultimamente. Io e lo zio Brex, ultimamente includerebbe questa pausa di 6 e più mesi, però cercheremo di rimetterci un attimino in carreggiata. Siamo qui a parlare oggi di un gioco chiacchieratissimo che è No Man's Sky. Vi diremo la nostra riguardo il titolo, anche se arriviamo leggermente in ritardo a confronto degli altri, però lo facciamo più che altro per il vasto pubblico, diciamo così, siete pochi ma buoni, del nostro canale. No Man's Sky ha annunciato con un teaser trailer nel 2013 e poi ufficialmente unveiled, come si dice in gergo, nel 2014 durante la Sony Press Conference. È arrivato quest'anno su PS4 e PC tramite Steam e GOG e tramite chiaramente la distribuzione digitale e fisica di Sony. No Man's Sky è sviluppato da Hello Games, un indie studio creato da Sean Murray, che ha lavorato precedentemente in titoli come Burnout, quindi con Criterion. Ed è un indie title pubblicato un po' come un triplo A, più che altro per l'hype generato e la grandezza di chiacchiere che sta generando tuttora attorno a sé. Dunque, No Man's Sky aveva come premessa di essere un titolo completamente rivoluzionario per via della sua proceduralità, che include la possibilità di creare randomicamente circa 18 quintilioni di pianeti, quindi una combinazione praticamente letale di flora e fauna e pianeti totalmente differente, generati sul posto da playthrough a playthrough. Quindi il mio playthrough sicuramente non sarà uguale al vostro, quindi non avrete gli stessi pianeti che ho avuto io e via dicendo. Perché sta facendo chiacchierare questo titolo? Innanzitutto, dobbiamo dire che la cosa principale che ha fatto chiacchierare immediatamente il pubblico è il fatto che c'è una componente online, quindi non multiplayer, un po' differente da ciò che era stato promesso in sede iniziale di presentazione del titolo. Loro hanno sempre, loro di Hello Games chiaramente, hanno sempre sostenuto che il titolo è talmente vasto e grande che c'è lo 0,2% di possibilità che un altro giocatore possa incontrare un altro giocatore o possa vederlo fisicamente su un pianeta che è di conoscenza comune di entrambi. Questo perché? Perché è possibile effettivamente sfruttare come componente online il fatto di poter caricare le proprie scoperte, che siano di flora, fauna e che siano di pianeti, rinominandole. Ci si aspettava, o almeno così si era fatto intendere, che era possibile visitare un pianeta scoperto da un altro giocatore e di conseguenza incontrarsi su questo stesso pianeta. Reddit, nonostante lo 0,2% di warning che era stato dato all'inizio, si è messo subito all'opera e dopo sole 24 ore dall'uscita del titolo, due giocatori hanno scoperto la possibilità di poter visitare un pianeta scoperto da uno dei due, si sono dati appuntamento ed effettivamente non è stato possibile incontrarsi. Hello Games quindi ha subito un po' un backlash mediatico, dove praticamente la gente ha portato la propria rabbia su Twitter, che la cosa tra l'altro è stata gestita più che male, perché inizialmente avevano detto che c'era questa componente, dopodiché Sean Murray stesso ha detto che il gioco è un'esperienza puramente single player dove è possibile solamente visitare le scoperte altrui e quindi non è possibile fisicamente incontrarsi. Dopodiché qualche PR evidentemente dell'azienda si è sentito in dovere di dire che c'era un problema di server, ma che effettivamente questa cosa era possibile. Adesso, dalle ultime, diciamo così, chiacchiere che sono apparse in giro per il web e basandoci anche su ciò che Hello Games ha dichiarato, questa situazione non è applicabile al momento. È probabile che verrà valutata nel futuro con DLC e espansioni, però al momento chiaramente noi dobbiamo valutare il titolo per quello che è. E già questa è una cosa che era stata promessa e che chiaramente non esiste. Come non esiste la maggior parte dell'aspetto tecnico, se vogliamo dire così, presentato durante il teaser trailer, che si è scoperto essere semplicemente uno script, quindi qualcosa di scriptato, qualcosa che in realtà mostrava una parte del titolo che in realtà poi non è venuta in essere, e sto parlando di quel meraviglioso trailer del 2013 dove faceva vedere queste grosse creature, serpentoni giganti che uscivano dal terreno. Lande distese con miliardi
di animali generati proceduralmente che giravano su queste lande. In realtà il titolo non è niente di tutto questo. L'aspetto grafico è rimasto, un aspetto grafico particolare, molto stilizzato, molto colorato, forse per alcuni versi minimalista, che può piacere a tutti e può piacere a nessuno. A me personalmente non dispiace, certo non mi fa gridare al miracolo, non è qualcosa che mi lascia scioccato per quanto può essere bello, nonostante abbia visto dei pianeti che sono veramente carini, fatti veramente bene, però è effettivamente un aspetto grafico più che altro scelto, ponderato per seguire quello stile artistico, quindi può piacere o non può piacere. Onestamente a me non fa grossa differenza, non mi sento di appioppare un voto negativo, se mi consentite il termine puramente dialettale, però non mi va di neanche di, tra virgolette, penalizzare questo punto di vista. La nostra missione sarà quella di seguire il percorso di Atlas e di Atlante, che è l'unica main quest all'interno del gioco, che praticamente prevede che il nostro giocatore vada ad aggiornare la propria astronave, il proprio inventario, viaggiando da sistema a sistema, cercando le pietre d'Atlante per arrivare sempre di più vicino al centro dell'universo. Vicino al centro dell'universo perché ad un certo punto saremo costretti a viaggiare da buco nero in buco nero per accorciare la distanza in milioni di anni luce e arrivare appunto al centro dell'universo dove il gioco effettivamente si conclude. Questa sarà la unica quest line che dobbiamo seguire. Quest line interessante nelle prime 10-12 ore di gioco perché ci dà degli obiettivi da seguire e portare a termine come la creazione e il crafting di alcuni elementi che ci consentiranno di effettuare più salti spaziali chiaramente, aggiornare la propria astronave e ci spingerà a cercare sempre di più gli aggiornamenti per la nostra exotuta e per il nostro sistema di combattimento. Dunque, questa ricerca continua di elementi per soddisfare le richieste è un po' il cardine, il punto focale del gioco per queste 12-13 ore iniziali, perché ci permette e ci forza, a viaggiare tantissimo sui pianeti che andremo a visitare, e ci invoglia a scoprire sempre di più nuovi pianeti e a visitarli per vedere come sono fatti. Su questi pianeti fondamentalmente abbiamo diverse attività, come innanzitutto quella di poter comunicare con tre razze aliene, e tramite queste razze aliene per comunicare avremo bisogno di imparare la loro lingua. La loro lingua si impara tramite dei monoliti, tramite questi barilotti, questi bussolotti sparsi sui vari pianeti che possono essere veramente tantissimi. Ogni contenitore in sostanza ci donerà una parola, mentre il monolito ci donerà una parola e un oggetto che potremo usare. Questi oggetti sono per lo più dei blueprint, quindi delle ricette di crafting, che dopo 10-12 ore di gioco andranno ad essere ridondanti perché saranno ripetute sempre e soltanto le stesse identiche cose. Gli aggiornamenti dell'exotuta, delle armi, dell'equipaggiamento non andranno oltre il più 3. E in sostanza il gioco mette subito in mostra la scarsità di questi aggiornamenti o la varietà, perché in sostanza li potremmo racchiudere intorno a 30-40 elementi, non di più. Quindi arriveremo ad un punto che non sarà neanche più necessario, e di conseguenza questo aspetto verrà a morire immediatamente. Visitare i vari outpost, i vari empori, le varie stazioni abbandonate alla ricerca di questi oggetti. Così come sarà inutile praticamente andare a cercare astronavi crashate sulle superfici dei pianeti o richieste d'aiuto per poter trovare un'astronave migliore, perché se capitate in una situazione come quella che ho subito io nelle prime ore di gioco, io sono spawnato su un pianeta particolarmente ricco di risorse che venivano acquistate a più del 140% del loro costo originale da parte dell'Emporio. Quindi praticamente mi ha messo in condizione di avere 4 milioni di crediti immediatamente all'interno delle prime 6 ore di gioco, e mi è stato possibile maxare tutto l'inventario dell'Exotuta, quindi aggiungendo tutti gli slot, mi è stato possibile maxare subito il multitool, avendo un multitool da 32 posti, e trovare un'astronave da 48. La proceduralità di questo gioco è il grosso problema perché non segue una regola specifica. E sarà possibile effettivamente spawnare su un pianeta talmente ricco e talmente pieno che, come stiamo vedendo in questi giorni, permette ai giocatori di non lasciare ancora il pianeta iniziale e quindi di conseguenza bruciarsi immediatamente tutto il titolo, semplicemente restando sul primo pianeta. Perché bruciarsi? Perché fatto questo, cioè
andando a soddisfare le richieste che servono per poter viaggiare da sistema a sistema, per restringere la quantità di spazio e di chilometri, di anni luce che c'è tra voi e il centro dell'universo, il gioco diventa praticamente un gioco inutile da giocare. Perché se diventate estremamente potenti e se avete già a disposizione tutto il massimo che il gioco può offrirvi in sole 10 ore senza lasciare il pianeta natale, va da sé che non c'è più nessun motivo di visitare 18 quintilioni di pianeti generati randomicamente di galassie, perché in realtà sapete benissimo che atterrando su uno di quei pianeti, a parte l'impatto grafico diverso, non c'è nessun motivo di farmare risorse, di andare in giro per outpost e trovare cose nuove, di andare a scoprire nuove astronavi crashate, di andare a interagire con i monoliti. Perché nel caso dei monoliti, si apre un'altra parentesi brutta secondo me, queste parole che andremo ad imparare serviranno appunto per metterci in contatto con una delle tre razze. Le tre razze però vi presenteranno sempre le stesse scelte, all'incirca sono una quarantina, le ho contate. E sarà talmente semplice col passare del tempo e facendoci l'abitudine scoprire qual è il senso della richiesta che ci stanno facendo e semplicemente intuirla in base alle risposte che ci verranno date. Quindi a sua volta anche la meccanica della lingua non trova più nessun senso. Ed è una brutta cosa perché No Man's Sky effettivamente è un titolo che vive dell'hype che ha generato per le prime 12-13 ore di gioco, dopodiché muore, improvvisamente diventa un guscio vuoto. Che effettivamente fa tantissimo leva sui nervi e sulla pazienza del giocatore per poter portare a termine l'avventura, l'unica questline che è quella di Atlante. Nello spazio i viaggi sono belli per le prime 2 o 3 volte che li effettuate, dopodiché, a parte qualche attacco di pirata spaziale, a parte qualche richiesta di difesa delle varie fregate che viaggiano nello spazio in cui ci troviamo, non c'è nessun'altra attività. Si tratta sempre di atterrare nella solita stazione spaziale, parlare con le solite persone, offrire qualcosa, comprarne delle altre, eccetera. In sostanza, No Man's Sky diventa inutile. È tutto bello finché vi trovate nella galassia iniziale, perché tutte queste cose le andrete a scoprire piano piano, ma dopodiché rimarrà una grandissima sensazione di dispiacere e di amarezza quando effettivamente capirete che oltre quella galassia la cosa è ripetuta all'infinito ed è tutto uguale. Nessun pianeta ha qualcosa in particolare che gli altri non hanno, non ha nessun pianeta ha qualcosa che vi possa spingere a visitarlo per fare qualcosa, perché in realtà le attività sono ripetute all'infinito e sono sempre identiche, sempre le stesse. Quindi dubito che voi dopo 12-13 ore di salti, di buchi neri, di viaggi interspaziali avrete la necessità di atterrare su un pianeta per vedere se le foglie sono azzurre o sono verdi. Quindi No Man's Sky è un gioco che non vale assolutamente i suoi 60 euro perché è un gioco che praticamente si brucia e esprime immediatamente tutto quello che ha nelle prime 10 ore e rende tutto il resto del lavoro praticamente inutile. È qui che si nota il problema più grosso di design, dove secondo me Loghgames in realtà non ha curato nient'altro che fosse oltre tutte queste meccaniche iniziali che sono necessarie per poter completare il gioco. Quindi sostanzialmente il gioco si può completare all'incirca in 30 ore se ve la prendete comoda, ma se siete estremamente fortunati, causa la proceduralità del titolo stesso, potete completarlo benissimo in molto meno, all'incirca in 12-13 ore. Io personalmente l'ho completato in 16 ore perché nelle prime 6 ore ero già completamente maxato, era una sorta di Terminator, non c'era neanche più soddisfazione di andare in giro a raccogliere le varie cose, che sono tantissime, né tantomeno avevo più voglia di parlare con nessuno, perché tanto non mi avrebbe portato niente a livello di inventario, né tantomeno di potenziamenti. Quindi No Man's Sky può essere votato come un 7 a mio parere, 6,5/7, più che altro per il coraggio della proceduralità che ha presentato questo engine in particolare, forse un po' per l'aspetto grafico, forse un po' per le emozioni che vi dà nelle prime 12-13 ore, ma dopodiché questo 7 passa rapidamente a 0, dopo che avete realizzato che il gioco è tutto lì. Quindi per me è un no, vi consiglio di prenderlo e di provarlo solamente se in caso lo trovate a un prezzo stracciato, ma ragazzi miei, purtroppo No Man's Sky è una delle delusioni più grandi che abbiamo avuto dal 2013 ad oggi. Mi dispiace tanto, ripeto, per me è un grandissimo no. Grazie a tutti per averci seguito, io sono Kingpin Zero, questa è Grappizio Gaming, vi aspettiamo, iscrivetevi al nostro canale e commentate sotto al video. Ciao!